Eccoci qui, bentornati di nuovo a tutti coloro che ci hanno seguito per tutta la giornata. Vi ringraziamo, siamo arrivati alla ultima live e per chi invece si è appena collegato, benvenuti. Siamo qui sempre con degli ospiti meravigliosi, ovvero abbiamo con noi sempre geometra Claudia Caravati, presidente del Collegio Geometri di Varese, che avete avuto il piacere di avere anche questa mattina con noi, e sempre con il dottor Ivan Giordano, giurista d'impresa, tributarista immobiliare e presidente ICAF. Grazie Nadia. Grazie, buongiorno. Eccoci qui. Bene, ultima live. Di che cosa andremo a parlare? Eccoci, l'abbiamo anticipato prima, l'abbiamo anticipato stamattina, ma ovviamente per chi si è appena collegato andrò a leggere il titolo di questa live. Parleremo infatti della valutazione degli immobili in condominio nel quale è stato effettuato un eco o un superbonus e le possibili criticità nelle vendite in asta giudiziaria. Ivan, come sempre, introdurrei il tema. Allora, Ilaria, grazie. E come sempre, prima di cominciare le nostre registrazioni, scambiamo anche, come dire, ci confrontiamo su questi temi, a parte che arriviamo a trattare questi argomenti dopo averli analizzati nei corsi, nelle consulenze professionali, nell'attività quotidiana, e questo è l'epilogo, il nobile epilogo di un momento di condivisione. Riflessione, provo a essere proprio anche a tecnico. Compro un immobile in condominio, mi compro anche il subentro in tutte le obbligazioni derivanti dall'appartenenza al condominio. Quindi, in parte potremmo dire per effetto di millesimi, mi compro tutti i diritti e tutti i doveri, tutti i debiti, tutti i crediti, tutti gli impegni contrattuali che chi mi ha venduto tramite l'ente di gestione condominio ha firmato e ai quali io subentro di diritto. Poi il notaio dice che la responsabilità, anche nel sostenimento dei costi, è di chi vende fino alla data del rogito e da quel momento lì in poi dell'altro. Sì, ma fuori dal rapporto condominiale. Cioè, se da parte del condominio mi incombe qualcosa sul capo, io me ne devo far carico come nuovo condomino, poi in forza dell'atto notarile vado al mio predecessore e gli dico: guarda che tu mi hai venduto una cosa viziata, mi hai venduto una cosa con dei problemi. Però intanto rispetto al condominio rispondo io. Quindi io rispondo perché le obbligazioni condominiali seguono l'immobile, non seguono la persona. I contratti generano obbligazioni e un contratto è a prestazioni sinallagmatiche, quindi reciproche. Pertanto non esiste un contratto di eco, super, sisma, bonus che non sia a prestazioni sinallagmatiche. E allora, o si è esaurito quel contratto e quindi non ha più nessuna forma di conseguenza negli anni successivi, oppure siamo, diciamo anche stamattina, under contract, cioè siamo sotto contratto. Allora, in economia si dice ceteris paribus, a parità di altre condizioni. Ceteris paribus, è meglio comprare un immobile essendo under contract o non essendo under contract? Occorre capire quali sono i possibili pending di quel contract. Mi spiego meglio. Se sto aspettando un risarcimento del danno che è stato già cristallizzato in una sentenza e stiamo semplicemente cercando di portare a casa i soldi, e i soldi o arriveranno o non arriveranno, io non posso che avere o un vantaggio positivo o un effetto neutro. Probabilmente se il risarcimento del danno riguarda qualcosa che si riferisce al passato, quando i soldi arriveranno a me e poi io dovrei darli al mio predecessore, a meno che non li abbia già scontati nella trattativa. E questo però vale al contrario. Vale al contrario, vuol dire quindi che se io compro un immobile con un pending negativo, cioè che nella migliore delle ipotesi è così come ho comprato, o al limite potrebbe verificarsi qualcosa di peggio, questo immobile vale meno che non comprarlo senza quel pending. Perché io credo che sia importante per tutti noi. Quindi, per i nostri amici, quanti siamo? Adesso siamo in 63 collegati. Cavolo, siamo collegati alla fine di un'intera Alla fine di un'intera giornata, eh? giornata. Quindi, grazie nostro, non è con la G maiuscola, ma è tutto in Esatto, maiuscolo. esatto. Perché è importante, un'opportunità per noi, confrontarci con Claudia Caravati, per il suo ruolo e per la sua esperienza di geometra esperto di valutazione immobiliare. E com'è possibile non contemplare il delta negativo di valore di un immobile
derivante dal fatto che se tutto va bene è così come lo sto comprando. Meglio di così non può essere perché l'ho già pagato nel prezzo, ma peggio di così può essere perché subisco un pending contrattuale. Come è possibile non contemplarlo? Primo tema. E secondo tema è possibile però contemplarlo considerando che i più comuni parametri e condivisi parametri delle deduzioni immobiliari non prevedono una palese valutazione economica del pending. Quindi da un lato io so che sto comprando una cosa che vale meno, dall'altro probabilmente chi la valuterà senza considerare che vale meno. Ecco, questo è il grande problema. Poi magari sul finire parleremo anche delle aste, certo. Ma intanto prima la valutazione in generale, le aste sono un sottoinsieme della valutazione in generale. Sì, indubbiamente rappresenta un problema e sarà un problema che ci troveremo sicuramente ancora di più nei prossimi anni, perché come tutti auspichiamo gli interventi di miglioramento, di riqualificazione energetica e sismica in altre zone nella nostra Lombardia non siamo zona dove le riqualificazioni sismiche saranno possibili, ma comunque sia in altre zone sì. Quindi ci saranno tutta una serie di situazioni dove le unità immobiliari in condominio saranno ovviamente reduci da questi contratti di super bonus e comunque sia appunto energetico che sismico, e quindi ci saranno tutta una serie di considerazioni da fare in più. Giustamente si diceva bisognerebbe tenere conto di questo. Prima di tutto bisognerebbe entrare nell'ottica di prendere atto di queste informazioni. Perché, come spesso succede, la valutazione viene fatta sulla base di tutti i parametri di stima che chi fa stime conosce, quindi nella situazione, come si suol dire, ordinaria. Io devo però sapere quali sono gli interventi che sono avvenuti in quell'unità immobiliare, perché sicuramente ci sarà un incremento di valore, che è quello a cui tutti noi tecnici stiamo guardando. Cioè, l'edificio che oggi è grazie C, F, quasi sempre, con interventi di riqualificazione potrebbe salire, arrivare addirittura delle classi A, perché è fattibile, quindi con certi interventi potrebbero arrivare a classi A. Benissimo, quindi incremento di valore che tutti al momento vediamo, perché? Perché l'immobile è stato riqualificato. E purtroppo bisogna cominciare a considerare anche quali sono invece gli aspetti negativi, giustamente. Il fatto che ci sia un contratto che resterà pendente, io dico così, per un certo numero di anni, perché è vero che i lavori dovranno completarsi entro il 30 giugno, ad oggi, 30 giugno del 2021, ma in realtà ci trascineremo questa situazione per tutti gli anni in cui è possibile la detrazione 5-10, quelli che saranno, più tutti gli anni di possibilità di verifica da parte dell'Agenzia delle Entrate, quindi 8 su 15. Sì, perché sono 5 di base. Più 1 perché entro il termine di dichiarazione dei redditi, e quindi i redditi si dichiarano quasi alla fine dell'anno dopo. Più Covid, che sono 2 che ci hanno occupato per la sospensione dell'accertamento. Quindi 8 più la ragazione, 8 più 5, 8 più 10. Ecco perché diciamo 13 o 18. Esatto, quindi questo ragionamento dobbiamo cominciare a farlo nostro, quindi non guardiamo solo la riqualificazione, quindi l'aumento di valore indubbio di quell'unità immobiliare, ma poniamoci anche la domanda che riguarda proprio l'unità immobiliare riqualificata. Quindi è stato ceduto questo credito? Come si sono svolti i lavori? Che cosa è successo? E tutti questi dati ovviamente nell'ambito condominiale dobbiamo pretenderli dall'amministratore, e ovviamente andremo a cercarli all'interno del rendiconto ed andremo a vedere probabilmente quali saranno le situazioni in essere. Personalmente ne parlavamo, non ritengo che sia possibile, questo però è tutta un'esperienza da fare, perché oggi ancora abbiamo degli immobili legati alle riqualificazioni ecobonus, ma non stravolgimenti completi come potranno avvenire con il superbonus. Quindi dovremo ragionare proprio in quest'ottica, dovremo andare a prendere in considerazione questi fattori che fino ad oggi, devo dire, sono stati scarsamente considerati. E spesso e volentieri la certificazione energetica è quel documento obbligatorio che dobbiamo avere per mettere in vendita l'immobile, e quasi spesso, almeno salvo per gli edifici costruiti negli ultimi anni, sappiamo già che quel documento ci porta ad una
classificazione energetica decisamente bassa e quindi non fa differenza. Ecco, quindi un modo, qualcosa in più da contemplare nelle valutazioni, e vorrei ovviamente dire un qualcosa che gli amministratori devono mettersi nell'ottica di fornire a chi chiede documentazione per la valutazione, che sia una valutazione in libero mercato piuttosto che una valutazione in ambito giudiziario, come appunto poi si dirà per gli immobili soggetti a procedure di esecuzione immobiliare, fallimento, quindi tutto ciò che potrà andare all'asta. Quindi questo è un po' l'inquadramento di base. Bene, grazie mille. Io volevo riferirmi un attimo ad Ivan. Nella prima puntata di Ci vediamo lunedì, per chi l'ha vista, abbiamo parlato di asset property, asset management. Per chi non c'era, ma soprattutto anche per chi ha già visto, oggi stiamo parlando di questo tema. Sì, Laria. Allora, la norma UNI 11.558, che è la norma UNI che disciplina la figura professionale dei valutatori immobiliari, oltre ai criteri di valutazione del bene intrinseco, apre a due grandi temi. Apre a il valore di delta più e delta meno di valore derivanti da come il bene è gestito, quando il bene è gestito, cioè un conto è la villetta, e un conto è la villetta in residence, e un conto è l'appartamento in condominio, cioè man mano che ci allontaniamo dall'autogestione e andiamo ad una gestione più o meno professionale, più o meno domestica, ma comunque una gestione, il modo in cui il bene è gestito impatta positivamente o negativamente sul valore del bene stesso. Questo dovrebbe restituire agli amici amministratori collegati, come dire, quella forma di grande autostima data dal loro ruolo, no? A volte i condomini li vedono come il male inevitabile perché ho l'obbligo di avere l'amministratore, in realtà la norma tecnica sulla valutazione degli immobili li vede come dei protagonisti nel determinare un discrimine in chiave positiva o negativa del valore di un bene. Del resto è palese, e lo dicono anche gli agenti immobiliari collegati, no? Noi oggi abbiamo parlato di tante figure professionali, non sempre degli agenti immobiliari. Gli agenti immobiliari collegati, quando hanno un incarico in un immobile ben gestito, sanno che lo venderanno più facilmente, lo venderanno a un prezzo, come dire, meno negoziabile. Perché? Perché l'asset management ha un valore, e l'asset management in caso del super bonus deriva dalla prima puntata della live di questa mattina, cioè da come è stato rendicontato. Quindi in base a come è stato gestito il contratto, dalla fase precontrattuale alla fase di rendicontazione, alla fase proprio di gestione operativa di tutti gli step del contratto, sino anche alla sua corretta rappresentazione dal consenso informato dell'amministratore prima della delibera, alla sua rappresentazione nei rendiconti condominiali e nella quantificazione economica dei pending, cioè giustamente Claudio diceva i criteri non contemplano la valutazione di un rischio, no? Ma il rischio moltiplicato è un aspetto matematico, no? Il rischio ha una sua probabilità moltiplicato per il valore economico in caso in cui dovesse verificarsi, è uguale al delta meno del valore del bene, moltiplicato per i millesimi nel caso in cui rispondesse solo per millesimi, oppure per mille millesimi nel caso in cui l'effetto della solidarietà e responsabilità mi fa rischiare per l'intero, no? Quindi immaginiamoci essere esposti a un pending contrattuale di 1 milione di euro che viene moltiplicato per 3 per effetto delle sanzioni, e io ho 100 millesimi. Io non rischio 300.000 euro o 100.000 al netto al lordo delle sanzioni. Io, se voglio guardarla con il mio peso millesimale, sperando nel non esercizio del diritto della solidarietà e responsabilità da parte del creditore, applico i millesimi al mio rischio di pending. Però, giustamente voi dite, non è 3 milioni l'importo sul quale devi calcolare, devi vedere qual è la percentuale di rischio che quel bonus fiscale viene accertato. Partiamo dal presupposto che il super bonus è il bonus che mette più denaro pubblico nelle tasche dei privati. Quindi, e partiamo anche dal presupposto che gli accertatori dell'amministrazione finanziaria non sono infiniti numericamente. Quindi loro dovranno decidere da dove partire, hanno del tempo e sono un certo numero. Devono dedicare 100 giorni, 100 persone, dico dei numeri. Ecco, da cosa partiamo? Dal bonus 50%? Parto dal 110. E poi parto dal 110 più alto, chiaramente, perché faccio più cassa. No? Cioè vado a pescare, io che sono appassionato di nautica non pesco,
ma se qualcuno dovesse venire a pescare con me, io imbarco con lo scandaglio col fish finder. Quindi dice, guarda, butta la canna a pesca qua, che c'è, su, c'è scritto sotto qua, e nel fish finder, no? Lo trovi là. Loro usano il fish finder, l'ispettore del fisco, no? E quindi noi non dobbiamo essere il pesce che si trova sotto l'ecoscandaglio. E in realtà saremo il pesce sotto l'ecoscandaglio, quindi la probabilità di essere accettati c'è, e quindi se io compro in un condominio che ha queste caratteristiche, primo, l'asset management, cioè come dal punto di vista manageriale, gestionale, è stato gestito e anche rendicontato e rappresentato. Primo aspetto. Perché da lì l'agente immobiliare o il valutatore prende il rendiconto condominiale e ha tutti gli elementi per poterlo valutare. Meno elementi ha e meno quella valutazione sarà una valutazione realmente conforme alla realtà, al netto e all'ordo dei criteri nazionali e internazionali di valutazione. Nel senso, parliamo di una valutazione reale, prima ancora che di una valutazione magari non perfettamente adesiva alla realtà, ma conforme agli standard internazionali di valutazione. Però in realtà a me interessa sapere quanto vale veramente il mio bene, no? Asset property, così chiudo questa parentesi, è se io compro un immobile in condominio da una società e in quel condominio è stato fatto il super bonus e la società ha ceduto il credito, è chiaro che è un rischio maggiore. Se compro dal privato che abitava, che risiedeva lì dentro, unico proprietario, prima casa, sto mettendo la semplificazione, e questo qua probabilmente è rispetto a lui. Ma mi devo chiedere chi sono gli altri comproprietari, perché nell'asset property, quando compro in condominio con super bonus, da un lato devo vedere chi è lui e dall'altro devo vedere chi sono gli altri, dicendo la solidale responsabilità. A meno che l'asset management non abbia, quindi l'amministratore, non abbia avuto cura di firmare un contratto nel quale l'appaltatore o il general rinunciavano alla solidale responsabilità. E allora ha fatto bingo, perché grazie all'asset management e alla composizione dell'asset property, rischio zero. Quindi siamo per fare il super bonus, per farli, così almeno siamo per farli, ma non, come si dice a Milano, non so se si dice anche altrove, con l'effetto di salame sugli occhi. Certo, va fatto bene, va fatto con criterio, rispettando tutti quelli, anche perché io condivido il fatto del dire probabilmente in questo bonus ci sarà una concentrazione di accertamenti maggiore, perché è ovvio. Però non dimentichiamo anche che forse è il bonus più controllato, soggetto a più verifiche, controlli, asseverazioni, che implicano tutta una serie di figure professionali che, se vogliamo, poi si assumono anche dei rischi. Quindi è vero che sarà, concordo pienamente sul fatto che sarà il bonus probabilmente con i maggiori controlli, ma non dimentichiamo che anche così prima del deposito all'Agenzia delle Entrate ci dovrebbe essere tutta una verifica preliminare che dovrebbe ridurre il rischio. Esatto, dovrebbe ridurre il rischio se fatta bene, perché ne parlavamo proprio questa mattina, cioè se si affronta con serietà sia proprio dall'inizio fino alla conclusione dei lavori, probabilmente un po' di riduzione del rischio ci potrebbe essere. E qui la conduzione da parte dell'amministratore, anche di tutte le figure, la scelta da parte dell'assemblea, proprio la gestione di tutte le figure che entrano, secondo me avrà un grande valore. E oltretutto, in una delle precedenti live, quella del 14, dove c'era Claudio e Alessandro, Claudio Sottili diceva, relativamente ai contratti firmati dagli amministratori, perché molti dei nostri amici presenti e collegati si troveranno in questa situazione, firmati qualche mese fa, che non potevano contemplare l'evoluzione che abbiamo vissuto insieme in questi mesi. Oggi la mediazione può servire per rimettersi a tavolino e rinegoziare i contratti, conferendo peraltro alle clausole contrattuali il valore del titolo esecutivo, aspetto importante, ma soprattutto non andiamo avanti senza andare a mettere le mani a quei contratti, perché altrimenti veramente rischia di diventare pericoloso. Purtroppo nei mesi scorsi si sono viste, lo dicevamo proprio questa mattina, anche delibere un po' così all'inizio dell'applicazione della normativa che non hanno tenuto conto di tutte queste riflessioni che io direi giorno per giorno stiamo approfondendo e giorno per giorno stiamo trovando aspetti
nuovi da considerare. Ecco, questo però per spezzare un lancio in favore degli operatori, no? Assolutamente. Ecco, si sono trovati di fronte all'Agenzia delle Entrate che ti svegliavi la mattina ad avere lavare i denti, andavi in bagno, ti collegavi col telefonino e c'era una nuova FAQ, scritto FAQ. Esatto, questo specifichiamo. Perché magari, però c'è l'interpretazione. Secondo la mia percezione, oramai sempre più fisica, quelle dell'Agenzia delle Entrate sono scritte FUCK. Sì. Così, no, giusto per. Perché siamo rovinati. Lo so, sento un leggero dolore quando guardo. Sempre quando si pronuncia FAQ. Esatto, no? Uguale, okay. Non ce le FAQ dell'Agenzia delle Entrate, che per loro sono FAQ e noi le percepiamo come FUCK, possiamo permettercela nell'ultima live, certo, anche di alleggerire. Ecco, sono però, come dire, ce le hanno somministrate progressivamente. Le ultime grandi modifiche sono della finanziaria, stiamo parlando di neanche un mese fa. Esatto. Con tutte poi le interpretazioni che ancora oggi. E dell'altro giorno che se hai diritto al bonus ma fai una riqualificazione totale non hai diritto al bonus. Certo. Tutti sono concentrati sulla riqualificazione totale perché non migliori, sostituisci. Certo. E quindi, però voglio dire... Sì, ci sono, allora, anche per gli operatori del settore che cercano di seguire la normativa, di aggiornarsi, di cercare di leggere tutte le FAQ al mattino o alla sera, a seconda, purtroppo tante domande ancora non hanno delle risposte certe. Più andiamo avanti, più ovviamente ci aggiorniamo, ci confrontiamo, perché io credo che qui sia fondamentale appoggiarsi a figure professionali diverse, che l'insieme delle figure professionali possono davvero portare a, se non altro, muoversi nel modo corretto, che oggi reputiamo tale, poi magari saremo clamorosamente smentiti, perché io credo che l'interpretazione unica a questa norma sarà quella della Cassazione tra non so quanti anni, perché sarà così. Però un bel titolo, no? Di un... No, allora, ci vediamo lunedì, Ilaria non me lo consentirebbe. Magari, come dire, in una pubblicazione, no? Perché una FAQ non diventi FAQ. Certo, bello. Quindi bello, lo pronunciamo così, perché una FAQ non diventi FAQ, no, però... Possiamo anche metterla nella nostra IFTU. Vero? Perché una FAQ non diventi FAQ. Piace anche Ilaria. Piace anche Ilaria. Piace anche allora, Ilaria conferma. Ci prenotiamo. Assolutamente. Bene, allora, siamo sempre alle 17.30, ma volevo chiudere magari parlando appunto dell'ambito asta giudiziaria. E, Claudia, aste immobiliari, procedure esecutive immobiliari e nuovo rito fallimentare, come si valutano gli immobili in modo diverso rispetto alle compravendite in libero mercato? Ma a me verrebbe da dire che non dovrebbe essere così. In realtà, nell'ambito della valutazione come esperto del giudice nelle procedure esecutive immobiliari o fallimenti, il perito deve sottostare a tutta una serie di quesiti che sono quelli che rientrano all'interno del codice di procedura civile e nelle disposizioni. Quindi, ovviamente, ecco, nel 2015 c'è stata una riforma in questo senso per quello che riguarda gli accertamenti che l'esperto deve fare per le valutazioni. Mi riferisco ai contenuti della relazione, mi riferisco ai sistemi di valutazione che, ahimè, mi dispiace dirlo, ma comunque sia hanno ancora delle lacune. All'interno del contenuto della relazione, l'articolo 713 bis ci dice che dobbiamo riferirci a quelle che sono, per esempio, le spese condominiali ordinarie, quindi non pagate, piuttosto che quelle straordinarie, ma nulla più viene detto rispetto a questo punto. E tutto il ragionamento che stavamo facendo adesso dei contratti, e tutto il ragionamento delle riqualificazioni, fermo restando anche che la relazione dell'esperto del giudice è una relazione fatta oggi e andar bene fuori dal momento Covid, dove ci sono tutta una serie di rinvii, quella relazione viene letta al momento della vendita, quindi dell'asta, più o meno quando va bene un anno e mezzo, due anni dopo. Quindi pensate che cosa è successo in questi due anni e pensiamo che cosa succederà in una perizia che io posso depositare domani e che sarà di un immobile all'asta da due anni. Adesso ancora di più con tutti gli immobili che saranno riqualificati mi chiedo, mi auguro che anche qui ci sia un'integrazione. Io devo dire che personalmente
spesso mi spingo già un po' oltre quando faccio una perizia di stima per un'esecuzione, un fallimento, vado a chiedere all'amministratore il rendiconto, vado a cercare di avere la nota sintetica, vado a cercare di avere il regolamento contrattuale. Da adesso in avanti dovrò anche andare a capire se effettivamente ci sono stati degli interventi di riqualificazione. È inutile far finta di nulla, questo sposterà i valori. È chiaro che nell'ambito delle procedure giudiziarie siamo sottoposti, come quando si fa il CTU, al codice di procedura civile, e quindi abbiamo quell'ambito e quella domanda specifica del giudice. Ecco, sul tema, Claudia, io sto facendo una riflessione da fare così ad alta voce con i nostri, amici a casa. Tu fai tutte queste considerazioni con la tua competenza, la tua professionalità, la tua personalità, perché poi ci vuole anche, come dire, il physique du rôle per mettersi a relazionarsi con l'amministratore che giustamente dice: ma però io nel mandato devo darle, se vuole, le spese, oppure le rendiconto, poi magari non posso prendere i contratti e mandarle i contratti, le delibere, le cose, no? Poi, primo tema. Tu lo fai e lo fai bene, fai pure che in quel momento non c'è stata nessuna delibera Eco Super Sisma. Depositi la perizia e dopo si verifica. La perizia che sarà a disposizione dei partecipanti all'asta non lo contempla. Nessuno sa che il giorno dopo è stato deliberato. Allora io farei una piccola differenza per i nostri amici da casa, anche per chi deve valutare gli immobili, tra le esecuzioni immobiliari e il nuovo rito fallimentare. Perché nelle esecuzioni immobiliari io ho l'esecutato col quale non esistono rapporti. Sì, quasi mai. Quasi mai. Qualche volta se ho sbagliato l'immobile qualche rapporto c'è, ma quasi sì, mai. Sì, diciamo, non brillanti. No, è un lavoro bruttissimo. Esatto. E magari con l'istituto vendite giudiziarie che spesso svolge il ruolo di custode, eccetera. Mentre invece nel nuovo rito fallimentare in genere ho il curatore che segue la curatela e con il quale posso instaurare un dialogo. Ma perché? Perché il curatore, sostituendosi all'amministratore della società, è di fatto il condomino. Chi ha interesse a vendere, a differenza dell'esecutato nelle esecuzioni immobiliari che non ha per niente interesse a vendere. Allora il tema qual è? Io potrei, attraverso l'esercizio del diritto di condomino da parte del curatore, ottenere quei documenti che magari l'amministratore non mi dà, ma che il curatore deve dare, perché lui è un condomino. Perché il curatore ha tutto l'interesse a aumentare i partecipanti all'asta. Quindi se io prendo la perizia, vedo che non trovo informazioni sui bonus fiscali, però o con Google Street View, oppure perché ci sono andato, ho visto che hanno fatto i lavori, no? E li hanno fatti e in perizia verranno contemplati. Mi farò una domandina su cosa è successo nel frattempo. Oppure vedo i conteggi montati, avranno firmato dei contratti, certo. No? Allora cosa faccio? Nelle esecuzioni immobiliari purtroppo non ho una tipologia di interlocutori, come dire, fertile rispetto a questo, o comunque mi devo costruire una relazione, è più difficile. Io di là chiamo il curatore e dico: guardi, la perizia non lo contempla perché effettivamente non poteva contemplarlo. L'amministratore mi dice: io con lei non è nessuno per me, giustamente, perché e lei è un potenziale partecipante in asta, e la mia privacy policy non mi consente di mandare in giro documenti a chi che sia. Lei curatore può intercedere per me e farmi avere questa informazione? Io credo che per chi deve valutare gli immobili sia importante questo approccio, ed eventualmente, visto che eventualmente tramite il delegato alla vendita o tramite la casa d'aste nelle nuove vendite telematiche, potremmo arrivare a creare un'interlocuzione nobile volta ad avere quelle informazioni che oggi per natura nelle perizie estimative potrebbero non esserci. Certo, assolutamente. E qui si torna al ragionamento della gestione corretta da parte dell'amministratore, perché se la documentazione c'è e ben rendicontata e i problemi non ce ne sono, credo che nessun amministratore abbia interesse a non fornire documentazione, anche perché è vero che nelle procedure fallimentari il curatore ha un ruolo e quindi diciamo che semplifica a chi deve stimare certe volte l'ottenimento di alcuni documenti, ma non dimentichiamo che quando comunque vengono chiesti
all'amministratore di condominio si ha una nomina del giudice, quindi l'amministratore è comunque tenuto a fornire la documentazione. Il problema fino ad oggi, io voglio augurarmi che da domani non ci sia più, che spesso questa documentazione non è chiara, non è ben rendicontata, nonostante ormai la legge di riforma del condominio abbia 8 anni, perché era 2013, quindi, però purtroppo ancora in alcuni casi abbiamo proprio una carenza di struttura del rendiconto secondo quello che prevede il 130 bis. Quindi sia da parte dell'amministratore che da parte anche del valutatore ci sono spesso delle carenze di conoscenza di questa materia e di come deve essere fatto. E quindi se io non so cosa chiederti e tu non sai cosa darmi, diventa sempre più difficile. Quindi è un altro passo. Si diceva questa mattina che tutte le figure professionali non possono più essere oggi quello che erano 10, 15, 20 anni fa. Io sono 30 anni che faccio il geometra, il prossimo mese saranno 30 anni che sono iscritta all'albo e mi rendo conto che non posso più lavorare come lavoravo anche solo 10 anni fa. Questo perché anni fa consentivano l'iscrizione all'albo del geometra all'età di 10 anni. Non è vero. Questo è il motivo per il quale geometra Caravati o mente sugli anni di esperienza oppure i geometri allora consentivano in seconda media di iscriversi. No, è provato. L'albo di geometra. Bene, allora che dire, siamo arrivati alla fine di questa giornata, alla fine di questa live e come per tutta la giornata io lascerei spazio ai quesiti dei nostri amici da casa che ci stanno seguendo da tutta la giornata o anche solo che si siano collegati in quest'ultima live. Vado a leggere subito perché ho visto che ci hanno scritto... Mentre apri le chat, Lania, sì. Il mio amico notaio Giovanni Ricci... Sì. L'altro giorno mi diceva, nel trattare questo tema, ricordati che i bonus fiscali seguono l'immobile. E quindi se chi vende l'immobile ha ceduto il bonus, deve dirlo in fase di messa sul mercato dell'immobile. Perché io faccio una trattativa sapendo che sì pago quel prezzo, ma il beneficio fiscale viene a me. Peraltro mi viene il beneficio fiscale del 110%. Nelle rate residue ancora da scontare. Se io so che oggi faccio il bonus, l'anno prossimo vendo, mi devo prendere il 110% del bonus fiscale per i prossimi anni. Però se invece ho fatto lo sconto in fattura o la cessione del credito, e questo non avverrà, allora occorre scriverlo nelle condizioni contrattuali perché salvo diverso accordo tra le parti. Ma lo dico per gli amici anche agenti immobiliari. Però dico anche in sede di valutazione, no? Perché io compro un credito, il credito ha un valore, no? Fatevi dire se hanno ceduto il credito o no, questo vale anche per gli ecobonus negli ultimi tempi, no? Perché altrimenti bisogna dirlo subito in fase di trattativa, metterlo nella proposta, nel preliminare e nell'atto notarile. Così, Giovanni, ho fatto i miei compiti a casa. Vero. Ok, allora guarda, leggerei a questo punto il quesito di Luca. Compro 110, ma pattuisco che la detrazione resti in capo al venditore. Se lo faccio con il 50% perché non posso farlo con il 110%, nel caso il beneficiario resta il venditore e da lui si presenta l'ADE. Allora, quindi non cedo il credito. In capo venditore. Al venditore, il quale non lo cede e lo usa mettendo nella propria dichiarazione dei redditi e nel contratto di compravendita scrivo che non lo cede perché il trasferimento del credito è automatico, sarà un diverso accordo tra le parti, quindi tutto questo è possibile. L'ADE dall'acquirente non va, e questo è un modo per fare tutto serenamente. Ma aggiungerei, grazie a Luca per la domanda, che se faccio il 110 in condominio pagando i lavori, è chiaro che non lo fa nessuno, però se lo faccio pagando i lavori, chi compra non rischia niente, perché il credito è una dichiarazione dei redditi dei singoli, ma non rischia niente neanche il condominio, perché avendo pagato i lavori, l'impresa non avrà mai nessuno che va a bussargli la porta disconoscendo un credito. Quindi il problema è quando vogliamo mangiare dall'antipasto al dolce e non pagare il conto. Cosa che purtroppo è passata stare. Così, esatto. Certo. E invece anche su questo forse una riflessione andrebbe con fatta. Qualche bis, anche, con qualche bis.
Ok, vi leggo un'altra domanda che ci scrive Roberto Baima. Ciao Roberto. Ciao Roberto, da Torino Roberto. Esatto. Allora, Roberto ci dice, se acquisto un immobile all'asta che era stato ristrutturato dall'esecutato un paio di anni prima, il quale aveva a suo beneficio il recupero fiscale del, ad esempio, 50% con l'acquisizione del bene mediante il decreto di trasferimento, acquisisco anche di default il vantaggio fiscale per gli anni residui? Sì. Sì, perché non ho mai visto decreti di trasferimento che prevedano il, come dire, il mantenimento del credito in capo al, al cedente. Quindi sì, assolutamente Roberto. Io devo dire che non ho visto decreti di trasferimento dove sia inserita questa, questa clausola. Esatto. Però in assenza, però, in assenza però, della clausola vuol dire che il credito passa. Certo. E questo vuol dire che il mio amico Roberto Baima per un po' di anni non pagherà più le imposte. Conoscendolo. Conoscendolo. Era una domanda e voleva sapere. Ecco, l'unica cosa Roberto è che devi disporre dei documenti del fascicolo perché poi cosa fai? Ti porti in detrazione quanto, prima domanda, seconda domanda, se dovesse fare un accertamento poi su di te devi dimostrargli che il credito c'era. E è qua Claudia, rimetto sul tuo tavolo il tema perché il perito dovrebbe esplorare questa cosa in sede di Sì, assolutamente sì, è per questo che dicevo non ho mai visto decreti di trasferimento dove sia contemplata questa cosa. Devo dire che sicuramente può capitare che ci siano immobili ristrutturati o comunque soggetti a manutenzione straordinaria dove è stato utilizzato il 50% e fino allo scorso anno, quindi con la possibilità di detrazione del soggetto, quindi non cessioni, perché in passato non era fattibile questo ragionamento, sicuramente va considerato. Quindi se ci sono delle opere recenti o comunque ormai il 50% ex 36% esiste da tempo, da 431-98 esiste, esatto, dal 27/12/1996, esatto, quindi non è un giorno. Dovremmo porci questa domanda. Ecco, anche qui nei quesiti non esiste questo ragionamento, esistono le verifiche di tantissime questioni ma non esistono queste. È sicuramente una cosa che nella perizia dovrebbe essere contemplata, quindi dovremmo sapere se sono stati eseguiti lavori di manutenzione straordinaria, di ristrutturazione e se c'è stato il bonus fiscale, se effettivamente sono ancora in atto le possibilità di recupero. Questo andrebbe segnalato nella relazione proprio affinché il giudice poi nell'ordinanza magari ne possa tenere certo, conto. Altrimenti... Credo che qui la difficoltà, in questi casi la difficoltà è più ampia perché la documentazione relativa alla detrazione fiscale potrebbe essere nelle mani solo dell'esecutato, se stiamo parlando di detrazione, e nemmeno dell'amministratore di condominio. E quindi diventa, secondo me, molto difficile poi avere la documentazione comprovante che tutto l'iter, quindi bonifici parlanti, tutto ciò che effettivamente fino alla pratica edilizia la troviamo, ma tutto ciò che sta dietro c'era solo l'esecutato. Ecco, salvo un eco o un sisma, il nuovo rito fallimentare. Perché lì certo, parlo con il curatore certo, e mi faccio dare tutto. Certo, io mi riferivo all'esecuzione immobiliare. Sì, sì, però è giusto perché molti si... come dire, accingono al mercato delle aste immobiliari, non Roberto, che so essere un esperto davvero, certo, immobiliare da tutte, ma non avendo grande, come dire, distinzione dalla provenienza. Certo. Uno va all'asta, vede il bene sul PVP. Invece è importante capire qual è la provenienza, qual è la procedura di riferimento, perché con il nuovo rito fallimentare è più difficile fare gli stralci, per esempio, di fare gli stralci sa che è un pochino più complesso, ma è sicuramente, come dire, molto più difficile interloquire e accedere a informazioni e documentazioni. Di là invece è molto più difficile gli stralci perché la par condicio creditorum non c'è nelle esecuzioni e c'è invece nei fallimenti. Noi peraltro in Lavia abbiamo proprio un percorso sull'asta immobiliare a febbraio, sì, no? Esatto, il 17 febbraio. Sì, ma sono 4 ore. 4 ore, quindi è un modulo super concentrato. Esatto, infatti Roberto comunque rispondeva, esatto, chi compra ignora sempre chi ha fatto i lavori. Certo, purtroppo è così. Bene, che dire, 17.45, siamo in perfetto orario direi e siamo ancora in 60 collegati, non so cosa fare, ovvero se non ringraziarvi ovviamente. Intanto consentimi Ilaria, certo, in chiusura proprio, conclusioni, di ringraziare in prima battuta te che tra le prove, l'organizzazione, l'allestimento, i contenuti, le relazioni, la ICAF TV, perché quest'anno
abbiamo messo in piedi durante le vacanze di Natale un progetto bellissimo. Io non lo so questa sera a quante visualizzazioni saremo, ma abbiamo superato le 600 visualizzazioni in pochi giorni della puntata sul bonus fiscali, che è la 2, e in 2-3 giorni in più stesso numero della puntata che abbiamo fatto insieme, che è la 1. E non abbiamo fatto una grande comunicazione a monte, quindi abbiamo fatto la sorpresa. È partita il CAF TV, no? E quindi, ecco, oggi devo dire, io devo ringraziarti per il lavoro che stai facendo in generale per ICAF oramai da un anno, perché tu compi un anno in ICAF tra pochi giorni. Il 6 febbraio, quando ci sarà il seminario del Super Bowl. Ah, eccolo! Cane a pennello! Il 6 febbraio apriremo il seminario Super Bonus facendo gli auguri a Ilaria, non per il suo compleanno che è l'8, ma per il compleanno in ICAF che è il 6. No, perché devo dire che abbiamo fatto, chi di voi ci segue da tempo, quest'anno Covid nonostante, e adesso che riusciamo a fare delle cose un po' meno condizionate dal Covid, io credo, non voglio essere autocelebrativo, ma cose molto belle. Però da soli non si va da nessuna parte, quindi grazie Ilaria per l'attività che stai facendo e che farai. Claudia, noi ci conosciamo da tanti anni e devo dirti che io sono contento del lavoro che stiamo facendo insieme. Te lo dico ai nostri amici da casa, non è facile conoscere professionisti che siano anche, oltre che competenti, preparati, anche generosi professionalmente. Ve lo dico perché tutti oggi qua siamo volontari della divulgazione, nel senso che domani torneremo ognuno nei nostri uffici a lavorare per guadagnare, ma oggi siamo qua per, come dire, il bene di un progetto, la condivisione di una visione che ci auguriamo, e vi auguro a tutti i nostri amici che ci hanno seguito con punte che hanno sfiorato le 100 persone oggi, che tutto questo lo facciamo per voi, che ci date veramente la forza riconoscendoci questo ruolo. E quindi Alessandro De Marchi lo devo ringraziare, sarà sicuramente collegato, Claudio Sottili che è sempre presente, Elisa Grindelli, e poi Elena, tu sei dietro le quinte, vuoi venire davanti alla telecamera? No, non vuoi venire davanti alla telecamera. Non posso neanche girare la telecamera, possiamo. E farvi vedere Elena Siciniano, è qui con noi oggi, ci ha dato un supporto fantastico. E poi devo ringraziare in generale lo staff di ICAF, Federica Fullin, che tutti quanti voi conoscete, chi ancora non la conosce la conoscerà se verrà a partecipare a iniziative di ICAF, che è la spina dorsale. Assolutamente. La spina dorsale. Assolutamente, sì. E poi c'è l'operosità delle persone che hanno meno contatti con l'esterno, che sono Riccardo Fullin, fratello di Federica, segue con Alessandro tutta la parte dell'organizzazione, e Noemi Di Resta che ha fatto questo. Io vi devo dire, ICAF è composto da 6 persone di struttura e 54 risorse umane. Noi l'8 marzo di quest'anno, il giorno della festa della donna, compiamo 10 anni, costituitici l'11 marzo del 2011, compiamo 10 anni. Devo dire che dopo 10 anni trovarci ad avere questa grande condivisione, questo grande apprezzamento, ci stimola nel cercare di fare di meglio e di più. Un esempio ve l'abbiamo dato oggi, appena ci ha detto che l'audio non andava bene, abbiamo fatto di meglio e l'abbiamo migliorato. No, abbiamo sbagliato, abbiamo collegato male un microfono, e non è che non abbiamo fatto granché, abbiamo un microfono bellissimo che non avevamo collegato, e per questo ci scusiamo. In ultimo devo dire, non so se è collegato, se non è collegato avrò l'occasione tra qualche attimo di farlo telefonicamente, io ringrazio Alessandro De Biasio, amministratore delegato di Gabetti Lab, che ha reso possibile tutto questo, Tatiana Pagotto, che è la spina dorsale di Gabetti Lab e che è un'organizzatrice di eventi e che ancora una volta ci ha dimostrato, era difficilissimo stamattina, dopo un'ora di, come dire, di sudore freddo, però la giornata poi è andata. Bravissima Tatiana, grazie. Marco Speretta, l'amico Alessandro De Biasio, l'amica
Tatiana Pagotto, Marco Speretta, direttore generale della Holding Gabetti. Allora, perché io li ringrazio? Perché nonostante talvolta anche alcune mie posizioni critiche rispetto a certi temi, loro, con la grande onestà intellettuale che li contraddistingue, continuano a sostenere che il rispetto per gli utenti non sia raccontare delle favole, delle barzellette, ma sia dire anche le cose spinose e poi provare a risolverle insieme. Proveremo a risolverle insieme il 6 febbraio, quindi vi chiedo di attivarvi per partecipare il 6 febbraio, se è vostro interesse vedere anche, come dire, il punto di vista di chi quotidianamente ha, come dire, l'obiettivo di aiutarvi a concludere questi contratti di eco super bonus, e ha l'obiettivo di farlo senza affabularvi, perché altrimenti noi non avremmo avuto questo spazio in questo bellissimo evento. Quindi devo ringraziare l'intero gruppo Gabetti, Alessandro De Biasio, Marco Speretta, Tatiana Pagotto per l'opportunità che ci stanno dando. Grazie. Daria, tu sei la padrona di casa. Niente, allora vi ringrazio nuovamente a tutti, grazie Ivan per questa conclusione, grazie Claudia per essere stata con noi. Saluto veramente tutti e spero di vedervi a questo punto il 6 febbraio. Segnatevi in agenda, mi raccomando. Lunedì c'è il link di Ci vediamo lunedì, attenzione. Lunedì, terza puntata di Ci vediamo lunedì, quindi mi raccomando, vogliamo salire di views, non ci deludete. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao.